Amici colpiti, attenzione, agli ordini del signor Evangelista di Avellino, quando Simone Sciacullo e Carlo di Avellino hanno fatto vedere in campo le squadre della Cavalese e della Cavalese. Amici sportivi, buon pomeriggio. Dal Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Si ricomincia dal campionato d'eccellenza con l'intrepida Cavese. Campionato d'eccellenza, due categorie sotto alla C2, ma sembra che questo alla gente non importi. Gli sportivi di Cava si sono nuovamente stretti intorno all'Aquilotto che ora ha due palloni fra le sue zampe e che però vuole rappresentare una continuazione di quella che è stata la Cavese, poi la Pro Cavese, poi la Cavese, poi ancora la Pro Cavese ed ora l'intrepida Cavese. Si ritorna dunque a giocare nei campionati dilettanti. La speranza è che la discesa sia finalmente terminata e che ora si possa cominciare a risalire. Questo ha promesso la dirigenza bianco-blé, gli stessi colori sociali di quelli che erano la Pro Cavese, alla cui presidenza c'è Pasquale Sorrentino, assieme a suo fratello Francesco ed assieme ad un gruppo di consiglieri, fra i quali c'è il direttore sportivo Franco De Martino, c'è Giovanni Di Giuseppe, rientrato nel calcio dopo diverso tempo, è uno stuolo di collaboratori che intende fare bene allestendo una formazione che dai più è indicata come destinata al salto della categoria immediatamente superiore, il campionato interregionale, aspettando poi se può venire qualcosa di più. Ma bisogna fare i conti con l'adattamento a questo campionato, a questo girone che vede tante nobili decadute contendersi la vittoria finale. Ed oggi il destino ha voluto che due nobili decadute, la Paganese ed appunto la Cavese, si affrontino in questa prima al Simonetta Lamberti. È un pomeriggio piovoso qui a Cava dei Tirreni, il cielo è scuro, folta la rappresentanza dei tifosi, mentre c'è ora un minuto di raccoglimento per commemorare la memoria di Concetto Lobello, il miglior arbitro della storia del calcio. Alla memoria dello scomparso Concetto Lobello. Ci associamo al minuto di raccoglimento. Nonché grande uomo di sport. Uomo di sport, il miglior arbitro italiano da quando questo sport che appassiona milioni di persone si è diffuso così ampiamente. Dicevo, due nobili decadute, Paganese e Cavese. Clima già autunnale qui a Cava dei Tirreni. Il dato confortante per l'intrepida Cavese è la presenza degli spettatori. Circa 2000 persone qui oggi al Simonetta Lamberti, con rappresentanza paganese, circa 200-250 tifosi provenienti da Pagani che sono stati accolti dagli applausi del pubblico di Cava. La partita è già iniziata, sulla destra dei vostri teleschermi l'intrepida Cavese, mentre la squadra che manovra in questo momento in casacca azzurra è la Paganese. Intanto attenzione, c'è una posizione di fuorigioco non rilevata dall'arbitro. È la rete della Paganese al primo minuto di gioco. Primo minuto di gioco, attenzione, Paganese in vantaggio col suo numero 10. Del giudice
che è il capitano, ma mi è sembrato di rilevare una posizione di fuorigioco proprio del giudice. Paganese a sorpresa in vantaggio. Vi stavo dicendo dell'entusiasmo del pubblico di Cava, ed invece è arrivato questo gol che ha gelato i sostenitori oggi accorsi numerosi al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Gol dunque della Paganese al primo minuto di gioco con Del Giudice. Sulla destra, in casacca bianco blè, la intrepida Cavese, mentre la formazione con casacca più scura, la Paganese, che è passata in vantaggio al primo minuto. Diamo uno sguardo alle formazioni, non senza però aver detto prima che l'arbitro è Evangelista di Avellino. Ciasullo e Lallo sono i suoi collaboratori di linea. Guardiamo le formazioni: Paganese, Micera, 5 Esposito, Gargiulo, Califano, Perillo, Russo, Orlando, Scala, Del Giudice e Palermo. Coppola, Di Somma, Cirino, Passarelli e Cerchia compongono la panchina. Vediamo l'intrepida Cavese, Francese, Amendola, De Cesare, Di Santi, Casalino, Cannavacciuolo, De Bonis, Imperato, Granito, Cucunato e Di Palma. Senatore, Bentivoglio, De Martino, Luciano e Velotti compongono la panchina. Velotti è l'ultimo acquisto, il giocatore napoletano fresco arrivato dalla Nocerina. Intanto c'è questa azione di Cucunato, il mancino proveniente dall'Acropoli si fa spazio, fa partire questo lancio e c'è una bandierina che si alza, secondo il mio giudizio abbastanza ingiustamente, perché mi è sembrato che De Bonis fosse in posizione regolare. Intanto c'è Di Palma che tenta di destreggiarsi sulla destra, pallone che viene messo in calcio d'angolo, mentre la rete non è stata realizzata da Del Giudice, che ha effettuato l'ultimo passaggio. Il realizzatore del gol è stato Scala. Parte dunque in salita questo campionato dell'intrepida Cavese. A dire la verità, nemmeno le condizioni climatiche oggi sono delle più favorevoli, in quanto il terreno è scivoloso per la pioggia che da circa un'ora sta cadendo su Cava dei Tirreni. Intanto c'è ancora un calcio d'angolo per la formazione allenata da Aniello Salzano. Sulla panchina della Paganese c'è Guglielmo Ricciardi. Ancora il calcio d'angolo, spiove il pallone al centro, c'è il tocco di Cucunato e c'è ancora un intervento dell'arbitro che rileva una irregolarità e dunque assegna un calcio di punizione agli azzurro stellati di Pagani. Paganese in vantaggio. Siamo al quinto del primo tempo, al primo affondo la squadra di Ricciardi è passata in vantaggio con Scala, il quale a mio avviso è partito in posizione irregolare, ma sia l'arbitro che il suo collaboratore hanno fatto segno che si poteva proseguire e così Scala si è trovato solo davanti a Francese ed ha messo alle spalle del portiere. Cannavacciuolo che controlla questo pallone, l'esperto giocatore proveniente dal Maiori manda in avanti verso De Bonis, buono il suo appoggio per Cucunato, poi ancora si alza la bandiera e l'arbitro non guarda, e in queste categorie bisogna accettare anche questo, arbitri che non sono certamente
all'altezza della situazione. Intanto Di Palma cerca il triangolo, si chiude la difesa della Paganese e c'è il passaggio indietro per il portiere Micera. Si alza Salzano dalla panchina a dire qualcosa ai propri uomini. Intanto la Paganese si porta in avanti con Esposito, il lancio, il pallone raccolto da Gargiulo, la sua apertura per Perillo, la palla acquista velocità toccando terra sul fondo scivoloso e termina direttamente in fallo laterale. Intanto si vanno ancora di più rimpinguando le scalette del Simonetta Lamberti. Penso che siamo intorno ai 2200 spettatori. Un appoggio sbagliato di Granito procura alla Paganese la possibilità di questa azione, che però si conclude con l'intervento di Francese. Dal portiere in avanti verso Di Santi, poi la palla è raccolta da Di Palma che subisce un fallo. È stato 5 a commettere l'irregolarità sul giocatore della Cavese. L'anno scorso militava nel Portici di Palma, giocatore abbastanza sfortunato finora, spesso è stato limitato dagli infortuni. Quest'anno cerca il riscatto in questo campionato d'eccellenza. Intanto c'è l'ottima chiusura di Casalino su Del Giudice, capitano della Paganese. È lo stesso Del Giudice in possesso di palla ora, tenta di destreggiarsi, mette questo pallone in mezzo, l'intervento dei difensori e poi la palla fra i piedi di Cucunato. Ancora Cucunato che va a cercare il pressing, la Paganese è costretta al passaggio indietro. Poi parte questo lancio e c'è l'intervento di Casalino che mette in fallo laterale. Siamo giunti al 9° minuto del gioco del primo tempo, vantaggio per la Paganese 1-0, gol realizzato da Scala al primo minuto e 30 secondi di gioco. Ancora Scala che si muove molto bene, poi viene fermato. Ed infine la palla che termina in fallo laterale. Cannavacciuolo, la battuta lunga di Palma lascia che il pallone scorra, poi c'è il retropassaggio di Califano. Sull'altro fronte la palla fra i piedi di Scala. Poi c'è l'intervento di De Cesare, il lancio verso Di Palma che scivola, tradito dal terreno scivoloso. Di Palma, nulla di fatto dunque, la palla ancora manovrata dai difensori della Paganese. Ancora la Paganese in avanti sulla sinistra, tentativo di mettere il pallone in mezzo, raccoglie Imperato. Poi Di Santi che tenta di fermare la sfera. Pallone che è toccato dai giocatori azzurro stellati, termine al lato. Intrepida Cavese che manovra con De Bonis, ancora la palla che esce. L'Intrepida sta cercando di reagire dopo il vantaggio acquisito dalla Paganese.
Ancora Califano. Il suo lancio. L'intervento di Cannavacciuolo, poi un fallo su Di Santi. L'Intrepida ancora in possesso di palla, l'anticipo su Cucunato, parte ancora il contropiede della Paganese, formazione molto veloce, e poi termina a terra Gargiulo. È stato Casalino il giocatore che ha commesso fallo. Guido Casalino è nato proprio a Pagani, proviene dall'Intrepida Lanzara e quest'anno gioca nell'Intrepida Cavese. Esposito mette questo pallone in mezzo, l'intervento di testa di Amendola e poi c'è questo pallone che termina fra le braccia di Francese dopo essersi impennato. Granito è uno degli elementi che ha destato maggiore impressione nel precampionato. Lancio per Cucunato, ancora una volta il terreno non è amico della Cavese, che però è ritornato in possesso di palla. Ancora Cucunato che si lancia in avanti, anticipato dai difensori, e poi la palla che schizza in fallo laterale per questa rimessa che viene assegnata alla Paganese. Sta difendendo la formazione di Ricciardi in questo momento, l'Intrepida sta dando maggiore accelerazione alla propria azione, ma ora parte ancora una volta il contropiede degli ospiti con questo pallone che viene messo in mezzo ed è controllato da Casalino. Il lancio in avanti è di De Cesare, ancora De Cesare che insiste ed infine la palla che termina oltre la linea perimetrale del campo. Peccato quel gol a freddo, subito in apertura di gara, che ha raggelato un po' l'entusiasmo del pubblico cavese. Già battuto il calcio di punizione per l'intervento falloso di un giocatore della Paganese, Cucunato, De Bonis, Granito che ha difficoltà nell'aggancio, la palla che termina oltre la linea perimetrale del campo. Ancora un pallone che esce. Avvio di gara dunque condizionato da questo vantaggio della Paganese, che vede la squadra di Anillo Salzano costretta a rincorrere per cercare di riequilibrare le sorti dell'incontro. La reazione dal punto di vista agonistico finora è stata buona. Bisogna vedere ora se la squadra riuscirà a tramutare in gol quella che è l'irruenza della propria azione, mentre attenzione, ancora l'Intrepida che mette in affanno la difesa del Paganese. Cucunato, Di Santi tenta di mettere in mezzo e non vi riesce con la difesa azzurro stellata in grossa difficoltà. Tradito Matteo Di Santi dalla irruenza della propazione.
Nulla di fatto dunque, c'era la possibilità di procurare qualche serio pericolo alla porta di Micera, mentre ora la Paganese si porta in avanti, si alza a casaccio, questa volta una bandierina. Sull'accenno di pressing è costretto a liberarsi del pallone Cannavacciuolo, mettendo direttamente in fallo laterale, non può correre rischi ora la difesa della Intrepida Cavese, mentre ricomincia a piovere con una maggiore insistenza ora. Una pioggerella fastidiosa che naturalmente non aiuta il lavoro dei giocatori in campo. Seguiamo intanto questa azione di Cucunato che lancia in profondità verso Di Palma, pallone messo in fallo laterale, Granito che raccoglie, da a Di Palma, si aggiusta il pallone Di Palma, poi l'intervento dei difensori a mettere nuovamente in fallo laterale Granito. Cucunato, la sua rovesciata, tenta De Bonis di intervenire di testa, poi Di Palma lascia il pallone al suo compagno di squadra De Cesare. Poi la Paganese fortunosamente si rimpossessa del pallone, sul passaggio sbagliato Di Palma lancia verso De Bonis, poi Amendola che alza e poi il pallone fra i piedi di Palermo e il retropassaggio di Casalino. Bisognerebbe forse mettere un po' più palla a terra, così come sta facendo la Paganese, per cercare di superare gli avversari piuttosto che cercare il lancio lungo o dei palloni che facilmente sono preda della squadra azzurro stellata. Vediamo se i ragazzi di Salzano capiranno questa necessità. Intanto Cucunato tenta di dare in profondità e vi riesce, verso Di Santi, lo scatto di Di Santi il quale poi viene messo a terra in malo modo. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. Semplice ammonizione verbale per Califano, calcio di punizione assegnato alla Cavese. Di Santi, pallone verso De Bonis, poi Cucunato di testa, ancora De Bonis che scatta, ancora in difficoltà la difesa e poi c'è un fallo su Di Palma sul quale l'arbitro beffardemente decide di poter sorvolare, dunque nulla di fatto. Paganese ora in avanti col veloce Orlando, supera l'avversario Orlando, mette questo pallone in mezzo, l'intervento dell'esperto Cannavacciuolo a liberare sul serio pericolo procurato dai giocatori della Paganese, poi salta Cucunato, la palla arriva a De Bonis che apre nuovamente verso il numero 10 fresco arrivato dall'Acropoli, ancora De Bonis sul quale è stato commesso un fallo da parte di Gargiulo, lo stesso De Bonis che scatta mentre Di Santi batte il calcio di punizione. L'apertura ancora verso Di Santi che questa volta si defila sulla sinistra, si porta al cross, viene messo in malo modo a terra da Russo, si avvicina l'arbitro, vediamo quali saranno le sue decisioni, penso che questa volta dovrà estrarre per forza di cose il cartellino giallo, non lo fa l'arbitro dimostrando la incapacità che già in precedenza aveva messo in mostra nel momento in cui aveva deciso di convalidare il gol del Paganese con del giudice Scala nettamente in posizione di fuorigioco. Nota negativa dunque ancora per Evangelista Di Avellino. Seguiamo comunque gli sviluppi di questo calcio di punizione, battuto in questo momento, si impenna il pallone sul colpo di destra dei difensori, poi corre stranamente a ritroso De Bonis, poi ancora si porta in avanti Cannavacciuolo ed infine a buon gioco la difesa della formazione Paganese. L'intervento di Amendola, pallone catturato ancora dagli azzurro stellati e scaraventato in avanti dove Francese può facilmente controllare. Molti si chiederanno perché è in panchina Ciro Velotti.
l'attaccante più prestigioso della formazione dell'Intrepida Cavese. Il fatto è spiegato con la circostanza che Velotti soltanto da qualche giorno è arrivato a Cava dei Tirreni e il giocatore ex nocerino non ha potuto effettuare appieno una preparazione adeguata, così come sono le esigenze di Aniello Salzano, il quale comunque ha spiegato che tenterà di impiegare, seppure part-time, l'attaccante ex Molosso. Intanto Francese recupera un altro pallone, poi alla mano lo cede a Granito. Il lancio di questi che mira lo scatto De Bonis, poi ancora Cucunato che interviene, secondo l'arbitro Evangelista commette fallo e dunque il calcio di punizione è ancora assegnato alla formazione che è in vantaggio dal primo minuto di gioco per 1-0 con rete realizzata da Scala. Ora siamo al 25esimo. Un fallo commesso in attacco da Palermo procura alla Cavese la possibilità di battere questo calcio di punizione. Cannavacciuolo lancia in avanti verso Di Palma, ancora Califano, giocatore molto dotato, che recupera questo pallone e lo lancia con precisione in avanti. Poi c'è Cucunato che si incarica di mettere in fallo laterale la rimessa dei giocatori della Paganese. Buon lavoro del giudice, buono anche il suo lancio, è ben piazzato. Amendola recupera la sfera e poi è Di Santi che la manovra, il suo passaggio per De Cesare col pallone fra i piedi, il numero 3 della Intrepida, il suo lancio in avanti, ancora Califano che interviene e mette in fallo laterale. Direi che è una buona squadra questa Paganese, ben guidata da Ricciardi, il quale l'ha molto ben disposta in campo. È la Cavese ora che però si porta in avanti fin quando non c'è questa azione di Gargiulo che lancia verso del giudice, il quale resta a terra. L'arbitro consente ai sanitari della formazione paganese di entrare in campo. Accenna a rialzarsi il giocatore del giudice. Poi la palla esce ancora. Ed infine la difesa della formazione di casa alla meglio, ma ancora una volta ci sono i difensori della Paganese che si intromettono, poi è Di Palma che si porta questo pallone in avanti fin quando l'arbitro non decide che la sfera è uscita, suscitando le proteste del pubblico di casa. Direi una direzione di gara costellata da molti errori, soprattutto da parte di questo collaboratore di linea dell'arbitro Evangelista che lavora qui sotto la tribuna. Praticamente finora non è azzeccata una. Tentato un preziosismo da del giudice, palla che è uscita
Rimessa laterale assegnata alla Cavese. Che fino a questo momento dal punto di vista dell'agonismo si è impegnata moltissimo, ma a dire la verità, pericoli seri alla porta di Micera, portiere della Paganese, finora non ce ne sono stati. Un pallone rubato a Cannavacciuolo, la Paganese che si distende in contropiede, anche se il pallone è uscito su questo tentativo di Palermo. Intanto c'è ancora un giocatore a terra, si tratta di Orlando. Protesta di Santi perché ci sono troppe perdite di tempo. E c'è il cartellino giallo per Cannavacciuolo, ammonito, è la prima ammonizione della gara. Finalmente il gioco è ripreso perché si è rialzato Orlando. Cavese in possesso di palla con Granito, il suo lancio in avanti, a terra Granito sull'intervento degli avversari, sull'altro fronte c'è lo scatto di Orlando ed infine l'intervento di Cannavacciuolo con palla che esce, toccata da Orlando e viene assegnato il calcio d'angolo. Siamo al ridicolo a questo punto, devo dire, perché si è visto netto il tocco da parte di Orlando, il tocco finale, perché altrimenti la palla non sarebbe potuta finire dove è finita. Calcio d'angolo che sta per battere Palermo, pallone in mezzo e vedete come si riscatta l'arbitro segnalando una irregolarità in area di rigore che non c'era, probabilmente per non far fare una brutta figura al suo collaboratore, aveva concesso il calcio d'angolo, poi ha fermato subito l'azione della Paganese. ...32 minuti di gioco trascorsi del primo tempo, risultato 1-0 a favore della squadra di Pagani. Granito tenta di andarsene, poi la palla esce, la rimessa è segnata alla Paganese. Incessante il sostegno dei tifosi di casa, nonostante la squadra sia in svantaggio. Intanto è fermato Cucunato da Gargiulo, che avanza col pallone fra i piedi, poi c'è l'intervento dei difensori ed infine Di Santi che è messo a terra. L'arbitro non fischia sul netto fallo subito da Di Santi, poi la palla che esce, la rimessa è assegnata alla Cavese. Un fallo su Cucunato, ancora redarguito verbalmente il giocatore della Paganese. Batte il calcio di punizione di Santi. Il lancio di Imperato, poi la palla che è toccata male da un giocatore paganese e termina in fallo laterale. La rimessa di Granito, De Bonis alza questo pallone anticipato di Palma, poi raccoglie Cannavacciuolo, il pallone indirizzato verso De Cesare che riesce a mantenerlo in campo ma non può catturarlo. Intervento del giocatore della Paganese, intanto c'è ancora un netto fuorigioco non segnalato e c'è il gol del raddoppio della Paganese, posizione
irregolare nettissima da parte del numero 8 Orlando, e ancora una volta non è intervenuto né il collaboratore dell'arbitro né l'arbitro stesso, e il pallone che è terminato alle spalle di Francese, raddoppio del Paganese, dunque 2-0, gol di Orlando, ma ancora una volta c'è il dubbio della netta posizione irregolare da parte di Orlando. Posizione netta di fuorigioco. Comunque convalidato il gol. Protesta il pubblico e si incomincia male con gli arbitraggi al Simonetta Lamberti. Cucunato mette in mezzo l'intervento dei difensori, pallone che esce, intanto c'è un fallo su De Bonis, si accentuano le proteste, l'arbitro va a redarguire De Bonis che ha protestato dopo l'ennesimo fallo piuttosto che intervenire energicamente nei confronti del difensore Esposito. Intanto c'è Granito che mette questo pallone in mezzo, la difesa che respinge. Sull'altro fronte l'intervento dei difensori. Anticipo su Di Santi. Si riscaldano gli animi qui al Simonetta Lamberti. Si placano ora le proteste del pubblico, mentre intanto siamo giunti al 37esimo e vi ricordo che la Paganese è in vantaggio per 2-0 nei confronti della Cavese. Gol realizzato al primo minuto da Scala, poi raddoppio di Orlando, entrambi i gol viziati. Secondo quello che ho potuto vedere qui dalla mia postazione, da posizione irregolare degli autori delle reti. L'intervento di Micera, portiere della Paganese, il lancio in avanti, raccolta la palla da del giudice che è veramente un buon giocatore, poi il pallone messo in mezzo, lo scatto da parte di Gargiulo e l'intervento in anticipo di Francese, Di Santi. Dà il pallone a De Cesare, quale supera in bello stile l'avversario. De Bonis, Di Santi, Cucunato si gira e dà quest'ottimo pallone a Granito, il quale nel momento in cui stava per battere a rete è anticipato dal suo avversario, dunque semplice calcio d'angolo per la Cavese. Mm.
pallone in mezzo, tenta di alzarsi Granito, ma è anticipato dal solito Califano. Poi il pallone che esce ancora. La rimessa in gioco effettuata. Cannavacciuolo. Casalino. Sbaglia un appoggio abbastanza facile. Paganese che così può ritornare in possesso di palla. Direi che la Cavese a questo punto si è un tantino innervosita per il doppio colpo ricevuto. Starà ora all'allenatore Falzano cercare di tirare su il morale dei propri uomini. Intanto c'è questo pallone mandato in mezzo con Di Palma che tenta di inzuccare, poi c'è una indecisione da parte della difesa della Paganese, comunque risolta dal portiere Micera che si è impadronito facilmente del pallone. Un po' di delusione qui al Simonetta Lamberti, mentre invece in festa sono i circa 200 sostenitori giunti da Pagani che vedono la propria formazione primeggiare nei confronti della Cavese per 2-0. Intanto c'è un intervento dell'arbitro che assegna un calcio di punizione alla formazione di Pagani. Calcio di punizione battuto in questo momento con questa palla lunga per del giudice che si impegna nello scatto ma non raggiunge la sfera. Il lancio in avanti, ma ancora una volta la cerniera a centrocampo della Paganese è efficacissima e poi c'è questa apertura per Orlando che può scattare in tutta solitudine, per fortuna che c'è Amendola che riesce a rimediare, ma poi sbaglia il passaggio Amendola, 2 contro 2, Paganese in avanti, Orlando il tiro e la palla che termina sul fondo, toccata male di sinistro da Orlando. La palla che arriva fra i piedi di 5. Di Palma va a fare pressing ed alla fine c'è Califano che è costretto a mettere in fallo laterale per liberarsi della sfera. Pochi minuti al termine del primo tempo, 2-0 il risultato. Paganese in vantaggio sulla Cavese per 2-0. Si libera del pallone Imperato, poi c'è De Cesare che recupera questo pallone ma sbaglia ancora una volta l'appoggio, manca un punto di riferimento a centrocampo. Di Santi. Pallone che termina fuori. Ah,
va a fare pressing Cucunato, commette fallo. Calcio di punizione assegnato alla Paganese. Poi la palla che esce. La rimessa laterale di De Cesare che dà a Cannavacciuola. Il lancio di questi. Bisognerebbe mettere la palla a terra. Poi ancora questo pallone indirizzato verso del giudice. Ancora pressing da parte della Paganese ed infine il pallone dato a Di Santi che tenta di darlo a Di Palma. Poi ancora un lancio verso Di Santi, pallone toccato dai difensori della Paganese. Ed infine l'anticipo su Orlando da parte di Amendola. De Bonis ha un aggancio difettoso. In avanti la Paganese. Poi c'è un fallo di Esposito, netto. Esposito allontana il pallone e si busca l'ammonizione da parte dell'arbitro. Calcio di punizione che sta per essere battuto. Francese da Cannavacciuola. Da questi per Imperato. De Bonis in avanti verso Di Santi. Anticipato la palla febbrile di Orlando. Buon giocatore. Il lancio per il solito del giudice. Ora la Paganese può giocare in tutta scioltezza. Pallone che è uscito, la rimessa è assegnata alla Paganese, nonostante anche questa volta mi è sembrato che è stato del giudice a toccare per ultimo. Orlando, anticipo di Amendola, Di Santi, ancora per Amendola, circondato da 3-4 avversari in pressing, Amendola indugia, poi dà a Di Santi, il tocco di Di Santi per Cucunato, ma l'intervento di Gargiulo. Poi c'è una indecisione di Casalino. Con del giudice che termina a terra. Paganese che può battere questo calcio di punizione. Pallone fra i piedi di Perillo che tira. Ancora la Paganese in avanti, lancio per Orlando, pallone che termina sul fondo, nulla di fatto. La rimessa di Francese, l'appoggio per Cannavacciuolo. Imperato. Dunge un po' troppo. Casalino. Granito. Fermato. La rimessa è assegnata alla intrepida Cavese. Anzi, è calcio di punizione, battuto in questo momento, ma il pallone non è raccolto da nessuno degli avanti della Cavese. Il lancio di Amendola, mette in movimento De Cesare,
il cross di De Cesare direttamente sul fondo. Sempre 2-0. Mentre siamo ben oltre al di là del 45esimo e infatti in questo momento l'arbitro Evangelista De Avellino manda le squadre negli spogliatoi. 2-0 il risultato a termine del primo tempo, reti realizzate da Scala al primo e Orlando al 35esimo. Entrambe le volte sia Scala che Orlando sono sembrati in posizione irregolare, ma l'arbitro ha convalidato entrambe le reti, considerato che il suo collaboratore qui sotto la tribuna non è intervenuto. 2-0, ci risentiamo fra qualche minuto. Amici sportivi, eccoci per il secondo tempo di Intrepida Gavese Paganese, gara valevole per la prima giornata del campionato di eccellenza. Per coloro i quali soltanto ora si mettessero in visione all'ascolto, vi diciamo che la Intrepida Gavese è in svantaggio per 2-0. Gol realizzati per la Paganese da Scala al primo minuto e da Orlando al 35esimo. Fra il primo e il secondo tempo abbiamo rivisto entrambe le azioni e il video ha confermato quella che era stata la mia impressione, ovvero sia che entrambe le realizzazioni vedevano i realizzatori in posizione di fuorigioco. Per cui due gol da annullare da parte dell'arbitro, cosa che non ha fatto il signor Evangelista di Avellino, per cui l'Intrepida Gavese è in svantaggio per 2-0. Comunque bisogna anche dire che la squadra di Salsano non ha avuto una reazione efficace così come doveva essere. Tiri veri e propri verso la porta di Micera non ce ne sono stati, mentre invece la Paganese ha dimostrato di essere una squadra sorniona e valida soprattutto nei suoi uomini più rappresentativi. Si è ripreso dunque a giocare da 40 secondi, secondo tempo 2-0. Vi ricordo che la Intrepida Gavese è in casacca chiara, mentre invece la Paganese ha la maglietta più scura, bianco-celeste. Sono presenti circa 2000 spettatori e c'è anche una buona rappresentanza paganese. Il terreno è scivoloso per la pioggia che è caduta prima e durante la prima frazione di gioco. E dunque non sta certamente agevolando il lavoro dei giocatori in campo. Vi ricordo anche le formazioni: Paganese, Micera, 5 Esposito, Gargiulo, Califano, Perillo, Russo, Orlando, Scala, Del Giudice e Palermo. Cavese, Francese, Amendola, De Cesare, Di Santi, Casalino, Cannavacciuolo, De Bonis, Imperato, Granito, Cucunato e Di Palma. Ripreso il gioco, battuto il calcio di posizione, palla che arriva nell'area di rigore della Paganese, lo scatto di Di Palma, pallone che però esce. Avete visto come è stato tradito da un rimbalzo irregolare del pallone sul terreno scivoloso ora Perillo, giocatore della Paganese. L'Intrepida che ha battuto questo calcio di punizione, palla che esce. La rimessa laterale, Cucunato, Di Santi, un colpo di tacco
non si intende con De Cesare, pallone che è terminato sul oltre la linea perimetrale del campo, sul campo per destinazione, effettuata la rimessa in gioco da Orlando. Poi questa azione di Gargiulo, intervento di De Cesare che mette in fallo laterale. Ancora Orlando. Poi questo lancio in avanti senza troppe pretese di 5. La palla raccolta da Francese. De Cesare. Il lancio verso Di Palma. Pallone che esce. La rimessa laterale. Di De Cesare, Cucunato, tentativo di dare a Di Santi, non riesce il dialogo fra i due. Quinto minuto della ripresa, risultato sempre 2-0 a favore della Paganese, che manovra ora con autorità con Scala, indietro per Micera. L'intervento di Casalino. Gargiulo. Palla messa volontariamente fuori perché siano prestati i soccorsi ad un giocatore del Paganese rimasto infortunato in precedenza. Restituito il pallone alla Paganese da parte dei giocatori dell'Intrepida Cavese. Il lancio per Di Palma, l'intervento spazza tutto di Califano. Si combatte a centrocampo fin quando non c'è l'intervento di Gargiulo, che dà questo pallone ad Orlando. Ancora verso Gargiulo, che commette fallo. Battuto il calcio di punizione. Cucunato tocca male, poi Amendola di testa, pallone che esce. Mentre ora c'è una sostituzione delle fila del Cavese, entra con il numero 13 Bentivoglio ed esce Amendola. Esce Amendola ed entra Bentivoglio. Attenzione, sostituzione per la Cavese, è entrato il numero 13 Bentivoglio, è uscito il numero 2 Amendola. Effettuata la sostituzione, si è ripresa a giocare. Questo lancio di Esposito verso Orlando, anzi del giudice.
scattato al limite del fuorigioco. Intanto ancora a terra Di Palma. Bentivoglio tocca il suo primo pallone, palla che schizza in fallo laterale. Bentivoglio alla rimessa, De Bonis, il tiro dalla lunga distanza di De Cesare, mentre Di Santi, che era rimasto infortunato in precedenza,